Meno male che è solo un film e tutti sono vivi. Ma sarebbe bello poter uscire con un personaggio dei film. Bere un drink con Alice nel Paese delle Meraviglie? Ti piacerebbe? Ma Alice ha un più uno, il coniglio bianco, che si preoccupa sempre del tempo. E non permette ad Alice di rimanere fino a tardi alla festa. Segui il coniglio bianco! Ah, se fosse facile! Ci sono così tante porte! Ora Alice è difficile da trovare. Ma le ragazze sono sempre misteriose, no? Thomas deve lavorare sodo per trovare la donna del suo cuore. Salta nella buca e segui il coniglio bianco! Anche se un tombino mi pare un po' troppo. Ha già altri abitanti! E è meglio non disturbare! Scusa, Raffaello, ho sbagliato buco! Come andrebbe un appuntamento con Catwoman? Magari così! Mai distrarsi, o potresti perderla di vista! Eccola lì, che si arrampica su un albero! E proprio come un gatto non vuole più scendere! È spaventata! Meno male che il ragazzo è bello forte! Sì, non ti annoierai mai con Catwoman! Guarda come reagisce al cane! E come si lecca il pelo! Non è il momento migliore per regalarle dei fiori! Oh, cavolo! Eri stato avvertito! Tutto ok, il tè ti farà sentire meglio. Ma Catwoman ha le sue preferenze. Un bicchiere di latte è la sua ricetta per la felicità. Oh, che ambiente romantico! Ma non puoi colpire con questo l'agente Kay. Riconosci questo tizio di Man in Black, vero? Beh, pare che non sia nuovo all'amore. Achoo! Ma Emily è allergica alle rose. Nessun problema, l'agente Kay ha un gadget a riguardo. Boom! E il momento imbarazzante è cancellato. Ora riparti da zero e inizia con una grande battuta. Oh, agente Kay, dove sono le buone maniere? Ups, che imbarazzo! Il neuralizzatore torna in soccorso. Anche il terzo tentativo è un totale fallimento. Ok, scordato. Guarda qui. Rifacciamo tutto da capo. Anche se Emily ha già finito il caffè. Che strano, l'appuntamento è appena iniziato. E la cameriera non è poi così normale. La gente che non perde tempo. Arrenditi, invasore alieno! Ti piacerebbe, prendimi prima! Scusa, tesoro, devo salvare il mondo. Ti stai godendo la bella vista. E all'improvviso arriva Jack Dawson. Già, il tizio del Titanic. Carrie non vede l'ora di vedere il suo ritratto. Oppure meglio di no, questo tipo sa solo fare caricature. A Carrie non piace. Ma Jack sa come cambiare la situazione. Probabilmente si ricorda come vanno le cose. Funziona ogni volta. Carrie avrà dimenticato il disegno. Ma le maniere di Jack le confondono un po' le idee. E ora il test d'amore. Speriamo non sia drammatico come nel film. Sembra che Jack abbia problemi di termoregolazione. Sta congelando. Mentre Carrie è accaldata. Jack si è trasformato in un cubetto di ghiaccio. Questo è il momento in cui metà del pianeta piange. No, non deve andare così! Jack, tieni questo! Smettila di nuotare, le tue labbra sono blu! E sono tutti vivi e quasi felici! Questo è il finale che vorremmo! Chi starà cercando Emily nel sottoscala? Harry Potter, ovviamente! Aspetta un attimo! Ok, sono pronto!
Beh, a quale magia stai lavorando oggi? Te lo dico io, vieni! C'è una brutta sorpresa per i piccioncini dietro l'angolo. Ma Harry ha la sua magia. Un mantello dell'invisibilità. Bello! Sanno che possiamo vederli. Comunque, sono arrivati in caffetteria senza problemi. Cibo fantastico! Anche le bevande fredde sono buone. Ma Harry non può fare a meno di fare qualche magia. Un trucco con le dita. Brutta idea per un appuntamento. Emily deve andare in bagno. Ma Harry la segue. Non c'è luce in bagno. La sistemo io. Lumos! Ups! È occupato! Andiamocene da qui! La coppia esce nel parcheggio. Wow, prendiamo la macchina! Quasi! Ecco la scopa! Cosa? Ma è l'ultimo modello! Ehi, dove stai andando? Ammetti che è più figo di un giro su un'auto costosa. Ma pare che ad Emily non piaccia. La sicurezza al club! C'è qualcosa di metallico nella tasca. Dovrò metterlo nell'armadietto. Ora posso entrare. Ma ora la guardia di sicurezza sarà in difficoltà, perché questo tizio è Wolverine. Che determinazione! No, non aiuta. La guardia è lì. E nonostante l'aspetto feroce, Wolverine obbedisce alle regole. Forse è la cintura che fa scattare il metal detector. Riproviamo. Questa volta dovrai toglierti la giacca di pelle. E le scarpe. E i calzini. Ma la macchina continua a suonare. Forse c'è troppo ferro nel suo sistema. Pare sia infastidito. Beh, bella manicure. Ma la guardia ha qualche asso nella manica. Gancio sinistro ed ecco il vincitore. Ma è bello arrostire i marshmallow con Wolverine. Con i suoi artigli non servono spiedini. Ma mangiare dalla sua mano non è così bello. E i marshmallow sono troppo caldi. Immagino. Apri la porta e c'è... Joker della Suicide Squad. Sembra divertente. Pare che questo tizio abbia deciso di fare una vera ricerca. E tutto questo per poter far cambiare i vestiti a Carrie. Che ora è Harley Quinn? Ora la coinvolgerai in qualcosa di non proprio legale. Cioè, guarda quella mazza! Chi è? Wow! Davvero inaspettato! Il Joker di Batman! Perché così serio? Un bacio appassionato! Sorridi! L'interferenza non ha successo! Ok, te la faccio vedere io! Questo è per gli amanti degli animali! Ace Ventura in persona! Ha proprio un debole per il gattino di Thomas! Pare che il gattino sia stato rapito. E in questo caso Ace Ventura è il migliore. Bello, si fida di me. Bene, e ora riprendiamo il gattino. Ecco il campanello. Chi può essere? È Ace, naturalmente. Il gatto è tornato a casa. Ed Emily esce con la nuova conquista. Tutto andrebbe bene, ma... Ace è una persona davvero unica. Non tutti capiscono le sue maniere. E se qualcuno osa indossare la pelliccia, arriva il signor Ventura. Michael sta per imparare una cosetta. Il nemico degli animali è stato sconfitto! Ace festeggia! Ora può fare l'orangotango! Questo ragazzo ha un modo tutto suo per far ridere tutti! Un'ascia in regalo!
È strano. Ma se il tuo ragazzo è Jigsaw, è una cosa seria. Ecco come questo maniaco si lavora una potenziale vittima. Buongiorno, Emily. Hai paura a pensare cosa sta succedendo qui? Oh mio Dio, qualcuno sta nuotando lì dentro! E questo è sangue! Che incubo! Ed ecco l'ospite d'onore. Si è trasformato! Ma perché ha bisogno di un braccio? Beh, anche un maniaco come quello può essere carino. Non per molto, però. Emily non è entusiasta all'idea di perdere il braccio. Chi crede che io sia? Gioca da solo! Oh, cavolo, se n'è andata! Mi accontenterò di quello che ho già. Quale personaggio di un film famoso vorresti incontrare? Scrivilo nei commenti! Ti è piaciuto questo video? Allora metti un like, iscriviti al canale e clicca sulla campanella per non perdere i nuovi e divertenti sketch!